Ciao bellissima gente, buongiorno a tutti. Oggi è il 26 settembre, sono le 15:28. Siamo in cima del Passo Cavia. Ingrandiamo il monumento. C'è un po' di neve. Ma sono salito 3 giorni fa e c'era brutto tempo, pioggia, nuvole basse e stava nevicando qua su. Adesso è andato via tutto. Come avete sentito il mio accento, sono veneto di Padova, per chi non mi conosce sono Cristian, per gli amici l'estate, e faccio tanti video perché giro tanto, molto, troppo. Quindi chi volesse o avesse intenzione di fare il Passo Gavia, adesso faremo insieme la discesa. Poi più avanti, circa una 30 chilometri dalla fine della discesa, troveremo il Mortirolo, vedremo se andarci oppure no. Purtroppo durante la salita si è surriscaldato il telefono perché c'è troppo sole e quindi è sparita la registrazione. Adesso facciamo una cosa di sto genere. Incolliamo il telefono sul cruscotto perché prima la sicurezza. Già il Passo Gavia è impegnativo. Quindi spegnete i cellulari se dovete salire, togliete WhatsApp, vari social, eccetera, e pensate solo alla strada e a guidare. Oggi siamo con una Hyundai i20, un macello salire, tutto in prima e seconda, non va. Torniamo a noi al Passo Gavia, qui siamo al rifugio Berni. Un po' larghetta l'ha presa questa. Come sapete il Passo Gavia è molto molto pericoloso, viene considerata la strada, la seconda strada più pericolosa d'Italia dopo lo Stelvio. Io avendo fatto entrambi, logicamente penso che il Gavia sia molto molto peggio dello Stelvio, che la strada è stretta, se incrociamo un'altra macchina non passiamo, non ci sono barriere di protezione e c'è lo strapiombo diretto, siamo a 2652 metri esatti, e quindi uno strapiombo di minimo 1000 metri, cosa che serve una paracadute. Io sulla sinistra mi sto guardando tutta la neve, sempre facendo attenzione alla strada, speriamo che non si surriscaldi di nuovo e si spenga il video. Quindi registriamo questo video perché magari qualcuno di voi ha intenzione di salire su Gavia, vede com'è la strada, sa cosa ci aspetta. State attenti soprattutto alle moto e ai ciclisti, ne troverete tantissimi, e fate molta attenzione alla strada perché al minimo errore si va giù. Appena detto dei ciclisti, fate attenzione perché la strada è molto stretta. Ma stanno facendo dei lavori e non capisco cosa. Adesso dovremmo trovare un laghetto e arrivare al punto più alto del Gavia. Il laghetto sulla mia sinistra, dovremmo trovare il bar al ristorante. Qui intanto vedo tanta neve. Stiamo facendo una gara di rally oppure una gara di salita, in questo caso discesa, perché la salita l'ho già fatta, quindi si guida prudentemente. Ogni tanto supererò i limiti di velocità, logicamente, però solo dove è fattibile. Ad esempio questa è una curva cieca, stare molto molto attenti. Qua stanno lavorando, ecco, a sinistra c'è il laghetto e turisti. Laghetto. Qua il paesaggio sembra di un altro pianeta, sembra essere su Marte, tutto roccioso, rocce rosse, muschio. Ecco, qui
cui siamo il punto più alto. Arrivederci, arrivederci Valfurva. E andiamo giù nel versante bresciano. Questo è il barso a destra, qui c'è il famoso. Cimagavia. Non si vede, ho le moto, non posso parcheggiare. Comunque il cartello, Cimagavia 2621 metri. Gran Premio della Montagna istituito nel 1960 da Vincenzo Torriani. Ok, cominciamo con la discesa. Tutti tedeschi qua. Dietro una Porsche, vediamo di non distruggerla. Cintura allacciata e si comincia. Inizia a Val Camonica. Benvenuti in Val Camonica. Iniziamo. Purtroppo non ho il navigatore perché qui non prende nulla, non prende connessione, niente, quindi andiamo a vista. Perché di solito uso il navigatore per vedere il raggio delle curve, soprattutto quelle cieche. Quindi anche velocità a farle. Strada stretta priva di barriere protettive. Che novità. Questa è la seconda strada più pericolosa d'Italia. Io non so come fanno questi ciclisti ad arrivare qua sopra. Ah, cosa importante, aprire sempre un po' il finestrino quando si sale a queste quote. Per la decompressione. Cambia la pressione logicamente, quindi se non volete ritrovarvi delle brutte sorprese quando scendete o quando salite, tipo tremore alle gambe, giramenti di testa, dovete adeguare la pressione, anche perché la discesa è molto ripida, quindi si cambia pressione molto in fretta. Qui iniziano i tornanti molto stretti. È una strada che non è tanto più larga. Ah, sentirete i giri alti di motore perché se metto la terza, quel freno motore mi manda giù dal burrone. Che qui c'è uno strapiombo mica da poco. Per chi non è abituato alla montagna, che non è il mio caso, qui gira la testa. Eppure da piccolo avevo il terrore della montagna. Anche un cavalcavia mi faceva male. Adesso invece adoro la montagna. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale perché ne vedrete di belle. Come avete capito, io viaggio molto, quindi faccio tanti passi alpini, dell'Appennino e in più anche tanti luoghi storici, tipo Diga del Vajont, che ogni volta che salgo mi mette i brividi, non so perché, però. Sorgente del Tevere, per farvi esempio. Se vi piace l'Italia, che è bellissima, e volete vedere qualcosa che non avete mai visto, iscrivetevi al canale. Faremo anche lo Stelvio prima che chiuda. Infatti oggi sono salito sul Gavia perché a giorni ormai chiuderà. È prevista neve per la settimana prossima, per domenica 8 ottobre, che non è la domenica prossima, comunque dai, ci siamo capiti. Scusatemi accento, non mi piace. Però purtroppo ognuno ha il proprio accento. Ah, per i veneti non offendetevi, sono veneto pure io. Vorrei avere un accento neutro. Torniamo al nostro Gavia. Sento le orecchie adesso che si stanno tappando. Su questo non ci si può fare nulla.
Comunque questa è una strada che vi fa tremare i polsi, ve lo dico. Perché per chi guida, adesso questa è una strada, è una galleria non illuminata, io non vedo proprio praticamente nulla, però sto guardando il telefono che sta filmando, registrando e vedo molto meglio, scusate, taglio di voce. Ecco, se sentite questo beep, lo sentirete spesso, è perché questa Hyundai i20 ha la guida automatica. Quindi siamo in due praticamente a guidare. È un braccio di ferro. Qui, quando mi avvicino troppo alla riga bianca, suona. Eccola. Anche se qui non c'è la riga bianca, perché la strada è troppo stretta. Ma praticamente mi inserisce le curve, come esempio questa. Io non tocco il volante, cioè ho le mani sul volante, però il volante gira. E questa cosa non mi piace. Perché dove si può, io le curve le taglio. Quindi o metto la freccia per fare le curve e quindi non suona, oppure facciamo questo braccio di ferro. Molto importante avere una macchina davanti perché ti fa da apristrada. Se incrociamo una macchina, la trova prima lui. Chi soffre di vertigini è meglio che non guardi a destra in caso dovete fare questa strada. A destra c'è proprio lo strapiombo e le barriere vedete come sono praticamente inutili queste. Poi ci sono tratti dove non ci sono proprio. Chiudiamo finestrino, tanto io non ho problemi di cambio di pressione, sono abituato a fare tutte montagne. Ristoro bar. Sì, ma chi scende da lì? Servirebbe una funivia, ecco, vedete la macchina di fronte si è fermata. Perché? E vabbè, dai, ho spazio, ce n'è qua. Più avanti la strada sarà molto più stretta. Ecco, come vedete qua non ci sono barriere, strada strettissima, un minimo di distrazione e si vola giù. E se si vola giù da qui, amen. Vi mettono l'aureola in testa. Ecco il segnale, tante curve. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Spero di trovare un po' d'ombra perché non si surriscaldi di nuovo il cellulare e mi blocchi il video. Peccato aver perso tutta la salita. Oh, dietro arriva tutta birra in una Porsche. Facciamo passare. Salutato e ringraziato. Ecco una cosa che si fa spesso in montagna, se non ci siete abituati, fate sempre passare chi ha fretta. Anche se non ci sono spiazzi, mettete la freccia a destra, che chi fa montagna è abituato, capisce il segnale, che vuol dire ti faccio passare. Io non ho fretta, quindi me la faccio con calma. Questo con la Jeep ha fatto la stessa identica cosa. Comunque da qui è un panorama stupendo. Vedo tutta la vallata giù, la neve in su e adesso un'altra Porsche dietro. È la prima possibilità, faremo passare anche questa. Qui c'è una scritta tra poco, pirata, sarai sempre nel mio cuore. Vedete, non c'è spiazzo, mettiamo a freccia e facciamo passare. E ha ringraziato. Sono gesti che si fanno, insomma, mi sembra più che normale, più che giusto.
navigatore non è ancora partito, quindi ancora niente connessione. Ai 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 ai. Vabbè, c'è lo spiazzo. Vedete perché bisogna scendere piano? Ringraziamo. Infatti, come vedete, la Porsche davanti ci sta malapena, adesso è più larga. Ci sta appena appena sulla strada. Sono tanti chilometri di salita o discesa, dipende da che parte si fa. Il problema è che non passano mai. Sono 13 chilometri. Esattamente. Come vedete qua, una grande protezione, c'è una curva molto pericolosa qui. Questa è una curva cieca. Stiamo per incrociare una moto. Attenzione sempre alle moto e ai ciclisti, che non sono come noi, perché devono mantenere anche l'equilibrio. Quindi è un problema in più per loro. Un problema in meno, che sono più strette. Di dimensioni, intendo. D'ombra. Ah, questo ciclista non è ancora di strada. Quello che penso è che se si sente male un ciclista da queste parti, perché il sole picchia, siamo alti e picchia ancora molto, se si sente male cosa fa? Qua i cellulari non prendono, chi li viene a prendere? Il mio navigatore non è ancora acceso. Come avrete immaginato, il mio lavoro mi porta a fare tanta strada, anche 600-800 km al giorno, quindi di posti ne vedo tantissimi. E vi ripeto, iscrivetevi al mio canale se vi piace. Se non vi piace, mettete un pollice in giù, scrivetelo nei commenti e io non dormirò più la notte. Pendenza 14%, 30 all'ora, ci passiamo appena qui. Dai, se non vi piace, non scrivetelo nei commenti, ci rimango male. Oddio, abbiamo incrociato un'auto, adesso siamo nei guai. Perché siamo in troppe macchine e non ci stiamo tutti nella stessa piazzola. Ah, fa retromarcia l'altro, beh, siamo 2, 4, 5. Per questo bisogna stare attenti in montagna, per queste cose. Fortunatamente quest'auto è stata incontrata, non è una curva cieca, ma è un semi rettilineo, piccolo rettilineo da 50 metri. Quindi infatti non si può andare sui bordi della strada, perché qua l'asfalto avrà sui 30-40 centimetri di buche, perché è franato. Quindi se prendete per evitare un'auto quella buca lì, sapete che il disco della ruota parte, vi scoppierà la gomma e si va, vi va proprio male, si rompe anche il semiasse. Quindi bisogna sempre stare qui al centro della strada, perché i cigli sono molto pericolosi.
almeno per quanto riguarda i camion, non hai strade normali, ma andate al centro della strada. Che la Jeep ha fatto passare il Porsche, così adesso si sono riuniti perché stanno viaggiando in coppia. Che dite? Facciamo il mortirolo dopo? Non sento la risposta. Con questa moto siamo passati proprio al millimetro. Pensate un po' quanto è stretta. Che appunto da video si vede tutt'altra cosa. Essere qui è molto molto diverso. Facendo questa strada, come ho detto prima, a molti tremano i polsi. Vedendola da video sembra una strada tranquilla. Che non lo è proprio, però dico sempre a tutti, è un posto da vedere. Abbiamo i più bei posti in Italia e questo è tra i più bei posti. Adesso frenatona abbiamo fatto perché abbiamo incrociato un'altra macchina. Anche un ciclista, però il ciclista passa e anche un ciclista dietro, e adesso qua sì siamo nei guai. Fate sempre passare i ciclisti stando fermi, perché in salita vanno a zig zag. E anche questa macchina fa retromarcia perché siamo in troppi, noi siamo in 5. Ah, però, ne deve fare diretto. E adesso siamo in 6. Oddio, ne arriva un'altra. Come vi ho detto, l'ho fatta 3-4 giorni fa, però veniva talmente tanta pioggia, c'erano tante nuvole, non basse però. Sui 1500 metri che ho dovuto attraversare e non ho incrociato un'auto perché nessuno sano di testa sarebbe venuto sul Gavia con quel tempo. Io sì. Perché la gente normale cerca di evitare le situazioni di pericolo. Io non so perché me ne vado sempre a cacciare dentro. Passiamo il finestrino per ringraziare, perché insomma. Hanno fatto, sono coetanei questi, non coetanei, concittadini. Si dice concittadini, con tutti i tedeschi, insomma, erano. Ecco, adesso la strada comincia già ad allargarsi e diventa più guidabile. La macchina non è mia, quindi non so neanche se si può disattivare e come si fa. Quindi me lo tengo.
anche per il prossimo anno niente cavia per il Giro d'Italia. L'ho chiesto 3 giorni fa al bar. Se andate al bar, preparatevi. 2 euro il caffè, giustamente. Non c'è altro. C'è anche il ristorante che non ho mai provato. E vendono tante magliette. Passo Gavia, tutti i ciclisti, tutte le squadre. Ecco, vedete, a questo punto si è comportata male. Non ha mai fatto passare la Porsche. E qui praticamente sarebbe anche finito il passo Gavia. Vediamo che non mi cada in testa questa. Sì, la strada è ancora un po' tortuosa, poca discesa. Il Gavia praticamente è finito. Come sentite, tante buche. È un problema questo d'asfalto, perché non si può asfaltare. Cosa fanno? Chiudono tutto. A destra abbiamo un bellissimo torrente. E adesso, fra pochi chilometri, riprendiamo la discesa del Tonale, del passo del Tonale che ho fatto prima. Perché il Gavia è quasi alla fine della discesa del Tonale. Dalla cima del Tonale, scendendo verso il lago Tiseo, diciamo, verso Brescia, c'è una laterale a destra, a 3-4 km dalla fine del Tonale. E adesso riprendiamo la discesa del Tonale, facciamo una 30 km, e sulla destra inizia il passo del Mortirolo. Vediamo se fa. Sono le 15:56. Sì, è ancora fattibile. Domani invece devo fare il Tonale dalla parte inversa. Partire dal lago d'Iseo, passare per Edolo, Ponte di Legno, segue il Tonale dal versante bresciano, in cima cambia la regione, si entra in Trentino. E si arriva a Vermiglio, nella Val di Sole. Quindi domani faremo insieme il Tonale. È finita la discesa, perché siamo sempre intorno ai 1000-1200 metri qui. Comunque, ripeto ancora, sono posti che meritano di essere visti, perché adesso così dal video non si è visto molto. Però se guardate il panorama, la neve, le cime innevate, i laghetti che ci sono, è uno spettacolo. Assolutamente da fare. Con le giuste precauzioni, noi in periodo invernale, perché è chiuso il passo, io mi ricordo che c'erano 14 metri di neve. Qui mi fermo, perché interrompo tutto. E ci vediamo più tardi sul passo del Mortirolo. Se la cosa vi è piaciuta, o se dovete passare da queste parti e vi ho appena fatto un'idea di cosa troverete, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao bella gente, ciao ciao.